Snap, senza nulla a pretendere. In collaborazione con D'Amico, il verde che ci unisce. Playtime, buoni sempre, buoni da sempre. Caffè Moreno, il vero espresso napoletano. Carpisa, borse, valigie e accessori. Yamamai, per chi si ama. Georgia e Jones, semplicemente donna. Queen's Chips, le più buone del reame. Nea, Innovative Tourism. Keio, stile senza tempo. AP Trico System, per la salute e la bellezza dei tuoi capelli. Security Service, la tua sicurezza ai nostri occhi. Aiesi, produzione e distribuzione dispositivi medici. Auto per tutti, nuove e usate. Presenta che la bella nobotrami, Shaila Gatta! Buonasera! Avete appena sentito Helen e gli Afro Blues, le note della nostra sigla scritta dal nostro super Ciccio Merolla, che salutiamo. Ebbene, benvenuti, ma anzi, bentornati ad un nuovo appuntamento con Snap! Su. Oh, che meraviglia! Sono molto felice, questa sera il mio animo pullula di emozione, di brio, e quindi voglio farvi un piccolo suntino, perché Snap sta per Senza Nulla Pretendere, dove mixiamo il teatro con il cabaret e raccontiamo scene di vita quotidiana attraverso quella che è una chiave leggera, ovvero la comicità, che serve a tutti. Ma non sarò qui sempre da sola, perché di tanto in tanto mi affiancheranno alcuni comici, tra cui uno che ha conquistato il pubblico per la sua dolcezza. Ma più che dolcezza, direi la sua tenerezza. Ma più che tenerezza, a me mi fa proprio una cosa in do stomaco. Ma che già fa? Antonio D'Asilo! Perdonami, Shaila. Ma buonasera! Grazie. Siete gentilissimi. Ma buonasera! Ma questa non è una presentazione, è una mortificazione. Sì, scusa, ma non c'era il tuo nome in questa presentazione? Stavo io nella scaletta, chi sarà mai? Stavo io nella scaletta. Hai ragione, sì, hai ragione. Se permetti, insomma, volevo iniziare lo spettacolo con un momento proprio di spessore culturale. Quindi avevo pensato di iniziare con una grandissima barzelletta. Quindi... Yeah, barzelletta. Shaila, per favore, fammi parlare. Allora, una barzelletta che ha tre protagonisti fondamentali. Ah, manco uno, tre. Shaila, ma che vuoi da me? Allora, c'è un francese, un tedesco. È uno strunzo. Dai. Ciro Ceruti! Ma perché? Ma... Poverino. Per in tutta
questa barzelletta qua me l'ero memorizzata. Non è il caso di iniziare una barzelletta in un programma dove il protagonista è il teatro. No, no, il protagonista è il cabaret. No, il cabaret è il teatro. Dai, il non ce la faccio, non ce la faccio più con te. Tu c'hai proprio la cabartamma dentro, capito? Insuzzata dentro, capisci? Io sono, come detto che sono? Insuzzato. E sono insuzzato e sono orgoglioso di essere insuzzato. Ma che le cose dove quando fai il tormento nei cani, non ero io quello, non ero io. Non ero io, tu, ma tu che ne sai di Guabari? Guabari ha delle regole, tu sai fa utalmente, sai fa. Tiene battute nel tuo repertorio teatrale, battute tipo tuo padre era talmente povero, ma talmente povero che quando si metteva una mutanda tua madre diceva è arrociniamo, ma così è lego! Sì, no, aspetta. Ma mica è finita qua, poi faceva sempre quel solito tormentone, ah, capa mi ne bello, bello! Sai, non ero io! Ma tu tieni la battuta secca come tu un repertorio di capri tipo tenisti una caramella a mente, eh? Si tenisti a mente tutti i caramelle! Che ridi? Ma ti prego! Ah, e poi ci mette il solito tormentone. Agi spaccato, succiato! Non ero io, non ero io. Comunque il cabaret a me mi fa venire la pelle d'oca, capisci? Mi fa venire il bollo più con la pelle d'oca. Io però ti devo dire una cosa, tu mi hai messo questa cosa. Io ero chiuso una serata. Ti devo dire una serata. Che serata? Teatro? No, glielo dici tu, glielo dici. Era una comunione. Alla sua dignità, la comunione. Non so, esco un paspicolo, ma che ma non esiste proprio, ma dai. Ma non lo farò mai, mai. Ma puoi non partire prevenuto, perché dovresti venire a questa cena. Io sono abituato a un sipare, ma ti voglio bene. Allora, la comunione di mia nipote, e lei, mio cognato, vorrebbe spendere addirittura fino a 10.000 euro, mi ha detto. Quindi, non so, vedete voi. Non capisco. Vorrebbe spendere, il suo budget può arrivare fino a un ammontare di 10.000 euro. Per me è chilo? Ma te ne sorda e tavolo. Ma io sono bravo nei tormentoni, Cioè, in me mi copio tutti i tormentoni suoi, quando fanno, ma ti schifo, è bellissimo. Cioè, poi, sai, pure che là, tipo, per esempio, grande mezzo. Non ero io. Grande. Ma comunque, in breve, non ero io. Bene, cominciamo così. La comunione è stata chiusa, cognato mio, ci vediamo a giugno. Ma cominciamo, perché Snap per noi è una vera e propria sfida, una scommessa. Ma non tutte le scommesse sono positive come le nostre. Ci sono alcune scommesse che purtroppo possono portare anche a delle dipendenze, proprio come la ludopatia. Per cui il nostro primo monologhista vuole aprire la serata, non vede l'ora di cominciare. Per il momento del cabaret ce ne parlerà proprio lui, Antonio Colursi. Buonasera, un bel applauso, vai! Allora, grazie. Allora, la ludopatia, si sa, ti colpisce non solamente sul lato economico, ma anche sul lato emotivo. Io l'altro giorno ho beccato un'amica, e ho detto, ma come stai? Come sono? Ieri mi ha stato in acchi tavolo di poker, ci ho perso 100.000 euro, che la canzone scala non è trasuta. Ci tu, mamma mia, e poi che hai fatto? Che hai fatto? Mi volevo rifare, ci ho perso la casa, il luazzo è full che non è trasuta. Voglio tutto denaro regolato, ho poco capito che tenevo i figli, che la canzone è poker che non è trasuta. Ora, dati alla mano, almeno in una famiglia c'è un ludopatico, solo che a casa mia ce n'erano due, mio padre e mio nonno, che scommettevano ancora prima che io nascessi, perché mio padre si era giocato 1.000.000 lire che io nascevo femminuccia, mentre invece mio nonno si era giocato 1.000.000 lire che io nascevo maschietto. E fino a quando non è morto nonno, papà mi faceva questi camini con. Mio nonno, buon'anima, si chiamava come me, ma tutti quanti lo conoscevano col nome di Tonin Banglot. Per farvi capire quando era fissato coi numeri, adesso che è morto mi viene tutte le notti in sogno e mi cerca i numeri, issa a me. Sulla sua lapide c'è scritto, qui giace Tonino Banglotto, 23-5-32, che non è la data di nascita, è l'ultimo eterno che ha pigliato nonno. Mi ricordo le sue ultime parole prima di morire, ho detto, nonno, dove vuoi che sparga le tue ceneri? Ha risposto nonno, per tutto le ruote. Capita.
Però fortunatamente per lottare contro la dipendenza dal gioco d'azzardo ci sono degli aiuti, tipo c'è, che ne so, i gruppi di aiuti che tu frequenti lì, vai lì e fai delle testimonianze. Io ho partecipato, si è alzato il primo, ha detto: io purtroppo ho un trauma, io ho trovato mia moglie con un calciatore e da lì mi ho fatto un coppia di bullette. Si è alzato il secondo, ha detto: ma come ci fai pensare? Io ci ho trovato mia moglie con un tabaccaio e da lì mi ha fatto cose in un bancolotto. Sei stato terzo, te chiami niente, me l'ha mandato voi. Il mio ha fatto cose in Dall'Ippica, hai trovato tua moglie con Fandino? No, direttamente con Cavallo. Ora quello che mi chiedo è: perché se il gioco d'azzardo, gli studi dicono che è come la droga, ora dico io, perché lo Stato condanna gli spacciatori e non condanna il gioco d'azzardo? Forse perché fin quando ci saranno persone che si illuderanno, che grattando diventeranno milionari, l'unico ad arricchirsi sarà proprio lo Stato, lui. Grazie e buonasera. Antonio Colursi ci ha parlato del gioco d'azzardo e probabilmente fosse meglio che saresse all'Ippico, guagliun. Ma cosa succede quando vai in un punto SNAI con la persona sbagliata? La risposta ce la dà il teatro con una vera coppia d'assi, Ciro Ceruti e Antonio D'Ausilio. Perché? Perché mi stai sempre appresso? Non ce la faccio più! Usci, perché sono tuo fratello, è normale. Boom! C'ho solamente questa piccola patologia. Oh, non può fare cozzi per tre! Ma che te ne sei cozzi? Però Ciro, ci devi fare caso. Oh, la zuppa cozzi! Ma tenga il cozzi! Abbiamo la figlia romana. Quella gioca, capito? Quello è uno che gioca! Usci, ma lo sai benissimo che ho la sindrome di Tourette. Oh, fa solo che cozzi, che ho! Ma come ce l'ha per cozzi? Ciro! A parte fa tutto cozzi, ma frigo cutugno! Io ho la sindrome di Tourette, che quando sto un po' ansioso mi fa dire le parolacce. Stronza. Ma mo sei ansioso? Può essere proprio voluta. È personale. Oggi, ma fammi capire una cosa. Allora. Fammi capire una cosa, ti ho mai creato problemi? Sempre mi hai creato problemi, pago pure ieri, quando ci si voglio venire con te al funerale del tuo datore di lavoro, cioè tu pago, non mi piace, no, vengo, non qua, non parlo proprio, che non è un problema quando parlo, è quando sparo, capisci? Vicino alla vedova, signora, condoglianza, pa, bu! Vicino alla figlia, mi dispiace, chi ti è morto? E che dice papà, no? Chi ti è morto? Papà, chi ti è morto? Papà, chi ti è morto? Papà, se andai se avete portato forse, ma ancora là, sì. Ah, boh, dopo cosa è successo? Ok, dopo cosa è successo? Che è successo? Che quando stavamo fuori è uscito il feretro e tu, pum, boom, boom, boom. È venuto un altro, vero che era una chiave, che spara i botte, ma era esagerato. Attenzione. No, le nostre vite si devono separare, basta. Ah sì? A posto. Allora sai che facciamo? I soldi della pensione mia, me pigli io. Voglio bene, non so che non so che voglio bene, non devi fare così. Vai a giocare ai bulletti. E così se vinciamo ce ne ha maggiore de marro. Sì. Aiù! Oh. Che? Niente. Ciao. Oh. Che? Ma che è? Gioca. Ma che sento. Oh, capo! È un nuovo ticco! Hai fatto l'aggiornamento, fatto! Ah, spido, allora. Mi giocate 50 euro su. Uè. No. Giocatemi 50 euro su. Oh, cazzo! Giocatemi 50 euro. Capoccio pure, dai! Ah! Sono 150 euro. Ma che avete giocato? Manchester, wee wee.
Che esiste Wewe? Wewe è un campionato arabo, squadra fortissima, stasera è l'amichevole con Manchester City. Siamo Wewe? Wewe. Po? Un cazzo Sava. È la squadra asiatica, stasera siamo con Bayern Monaco. Popo, quanto stasera? E poi ci sta la scapocchia. E potevi mai mancare? Serie C, un campionato spagnolo. Stasera si gioca la Coppa in Spagna con Barcellona, sono 150. Grazie, ecco. Qual è? Che è? Ecco, se ma che fate? Devi guardare Napoli. E tu mi hai fatto con la scapocchia, non sono tu a me. Siamo in diretta dallo Stadio Azzurri d'Italia per l'attesa sfida di cartello tra Atalanta e Napoli. Linea allo studio. Allora, chi ci rispetta noi rispettiamo. Chi ci rispetta? Chi non rispetta? Che facciamo? Noi volello, che facciamo? Rispettiamo che lo fate, eh? Perché il rispetto è fondamentale. Ma tu sai che è successo ieri mattina? Le 10:15. Stiamo ancora solo un maita. Buonasera a me. Una mancanza di rispetto. Che abbiamo fatto, volello? Ma mi rispettiamo che lo fate, eh? Perché rispetto è la prima cosa. Non ci salutami a te. Chi lo so? Lotto. Lotto a zero, amani. Ah, sì. Buonasera. Va bene? Buonasera. Va bene, va bene. Sono stati un attimo. Perché per me è importante la sincerità. Per me siamo a guardare in dall'occhio, a essere sincero. Per me a essere sincero. Mi guardare in dall'occhio se ti inauguraggio. Ma ce ne vai fuori, mica mi guardi in dall'occhio. In dall'occhio mi guardare. Tu ti inauguraggio e mi guardare in dall'occhio. Sì, ma ti siete fermo, sì. Che colore tengo in l'occhio? Ma fatto. Che colore è? Che colore è? Immagini se azzurri! Colore. Azzurri! Marrone! Azzurri nocciola! Azzurri nocciola! Ma chi sbaglio colore di luce, che facciamo noi? Buono, buono, sei buono. Vieni qua, Lello, non ci amma mischiarmi con la gente malamente, capito? Perché io? Perché io? Chi sono io? Io sono un re! Mappino! Caetta! Mappino! Mappino! Ci dovevamo vedere con Pino! Mappino dov'è? Fa sempre che se la cima appuntamento a meno mai, Pinuccio! Mezza morto, mannaggia! Ricevo perché io sono un re! Ora perché sta via, ma dona vai! Non c'è niente per s'amore, una femmina che fa fa. Chi mi fa ogni tanto di questa parte che gli squallo, raga, che te vivo. Se ne fai rongono quasi. Gol del Napoli, gol del Napoli, vantaggio del Napoli. Non come avrei portato fortuna a Napoli. Se stai come era così, a così e rimani. Io sono scaramantico. E ma ci fanno 90 minuti a così. Se mi tu per in terra, si spezza la coscia. Ma pure a casa, ma vedi a così, eh. Dammi una mano, dammi una mano. Io sono scaramante, rimani a così come sei, hai capito? Senti, non ce la faccio. Perché si metto per andare, che facci? Ma tu hai imparato solo che sei imparato? Insomma, te ne una parola sola. Scelta la capa, che sei? Non ce la faccio. Pareggio dell'Atalanta, pareggio dell'Atalanta. Gol annullato, gol annullato. Pareggio dell'Atalanta, gol annullato. Pareggio dell'Atalanta, gol annullato. Ma stavo costruzzando la televisione, perché non è possibile. Abbiamo pazienza. Andinato, ci già fatto. Io sono scaramantico! Ammazzavo, a così è stato, si è buttato fortuna a Napoli, sta così! Posso mai stare così, io? O dici da me, o dici? Mi fate che la banca, ma tu hai passato qua fuori! Signore, Napoli ha già passato la vita a Catrete, mo! Andiamo a Catrete, frate, eh! A rischiata a mi trovo benissimo, mi lascio stare, lascia stare, capito? Non ce la faccio più. Noi sappiamo campare, sappiamo pure se essere generosi, o è o no? All'amici, offrono pochi pasticcini all'amici, capito? Dice l'occhio, ma ce l'hanno mangiato quando si riesce a attaccare, frate. Adamo, perché noi sappiamo campare, sappiamo che era l'amicizia, capito? Adamo, perché noi sappiamo... Guarda tu! Ma tu! Ti sono piaciuto? No, non sapevo niente di queste cose. È normale, non è mai, mettiamo in faccia, è normale. Guardami in dall'occhio. Madonna. Guardami in dall'occhio. Sto guardando. Guarda,
Ti mangiati i pasticcini e non l'ho offerto all'amico. No, che l'ha mandato un dei. Chi fa così? Che facciamo noi? Che facciamo quando non mangiano i pasticcini che hanno offerto? Che facciamo noi? Schiattamo a capo. Ma ci sei stato imbarazzo a parte tu. Ma ci sei stato imbarazzo, frate. Vieni con me. No, basta. No. Vieni con me. No. Risultati di oggi. Batte il Manchester City. Ocaccia vince sul Bayern Monaco. E la Scapocchia sta dominato contro il Barcellona. Oggi. Oggi. Abbiamo vinciuto, ce ne potremmo a giorno di mar. Ma c'è il primo olore di mare, però. Aspetta, ma... Allora. Che faceva rimago ospedale la fermi ospedale. Un applauso alla nostra Elena Iafroblu, che anche senza rima vi garantisco che è bello stesso. Ma andiamo avanti, perché ormai chi mi segue sa che sono un amante del benessere, del fitness, no? Lo espongo sempre sui miei social e quindi mi diletto a preparare delle ricettine sane, salutari, e prediligo sempre nella mia cucina le patate, perché le patate sono un ingrediente molto versatile. Ci si possono fare un sacco di cose: lo sformatino, la pasta sfoglia ripiena, piuttosto... Il gatto. Si può fare anche gatto di patate. Certo, buonasera. Conosci, signora? Gatto? Buonasera. Salve. Io faccio sempre il gatto. È buono il gatto. Sì, è buonissimo il gatto. Ciao. Light, sano? Sì, light. Io svitolana. Piacere. Piacere. Shaila. Svitolana, io badante. Venuto qui per lavorare. Fantastico. Tutto dire, vai in Italia che ti sistemi. Stranieri si sistemano con italiana. Trovano lavoro, trovano anche amore. Io lo so che cosa state pensando. Voi donne pensate che noi stranieri veniamo in Italia per rubare vostri uomini e farci mantenere dalle loro pensioni. È ovvero. Che è ovvero? Ma quali uomini rubiamo? Uomini vecchi e malati, su sedie a rotelle. Ci volete uscire voi con un uomo di 75-80 anni? Facetemi sapere. No, vai tu. Io stare con signor Gaetano, lui bravissima persona. Io faccio tutto per signor Gaetano: lava, stir, cucina, faccio gatto. Vuoi sapere come faccio gatto? Sì. Piglio i patani, scaldo i patani, schiaccio i patani, poi piglio mussarella, piglio prosciutto, piglio salame, taglio a pezzettini, vuota it, mesco tutte cose, metto in tuo forno e fate gatto. Bellissimo gatto di patate. Signor Gaetano, lui guardare me innamorato, guarda negli occhi, dire io sposare te. Io ho detto no, io ho venuto per lavorare. Amiche dicevano fai sposare, lui vecchio, morto, piglio sua pensione. Peccato. Ho detto no, io ho venuto per lavorare. Mentre io lavoro, lui prende Viagra. Oh. Sì, perché lui è un po' carattus. Guarda me tanto negli occhi. Volere tanto bene me. Solo che una volta prese Viagra, signor Gaetano, prese Viagra, ha aspettato un'ora prima che fare effetto Viagra. Dopo che ha fatto effetto Viagra, io non star con mani in mano. Io lavare, certo. Stirare, cucinare, fare gatto. Come fai il gatto? Come fai il gatto? Piglia i patani, scaldi i patani, schiaccia i patani, poi piglia mussarella, piglia prosciutto, piglia salame, taglia pezzettini, vuota int, mesco tutte cose, metti in tuo forno e fate il gatto. Fate il gatto. Signor Gaetano prese Viagra, aspettato un'ora, dopo che ha fatto effetto Viagra, lui dimenticato completamente quel che doveva fare. Non ricordare più niente. Allora che ha fatto lui per cucinare, scese giù da portiere, bussato a portiere per chiedere sale.
portiere aperto, visto lui così, chiamata Ricchione. Sgommata sangue, mandato ospitale. Povero signor Gaetano. Povero Gaetano, mamma mia. Sta guaiato Gaetano. Buono questo. E dopo signor Gaetano io sono stata con signor Alda non tanto giovane, 98 anni, lui tanto buono ma dimenticare sempre tutto, io ogni mattina a presentare lui come fosse prima volta, aprire porta a lui, dire chi è tu, io Svetlana, tua badante, venuta per lavorare, poi andare in cucina e quando uscite dalla cucina lui, chi è tu, nata a volta, Svetlana, tua badante, venuta per lavorare, poi andate in bagno, scesa dal bagno, di nuovo, chi è tu? Svetlana, come copione di commedia. Ogni mattina lo stesso copione, ma fate chiù i 500 repli. Tanto buono però. Carino, dai, tanto poverino. Buono. Solo che lui poco cagionevole, di salute non tanto, tanto delicata. 98 anni. 98 anni. Lui preso un giorno, spezzato un'unghia, dall'unghia non si è capito più niente, dall'unghia è uscita l'artrite, poi l'artrosi, poi la pressione, poi il colesterolo è morto via. Poverino. Che peccato, mi ha fatto cosa, pace all'anima sua. Invece signor Gaetano lui morto per colpa di Viagra, perché un giorno io andata a fare documenti, lasciato lui solo, lui prese Viagra, dimenticata che prese Viagra, prese altra pillola di Viagra, dimenticata seconda, presa la terza, dimenticata terza, presa la quarta, prese 10 pillole di Viagra, quando io tornata a casa ho trovato lui tosto senza. È stato troppo brutto. Ci credo. È stato bruttissimo, povero signor Gaetano. È stato il primo caso umano che ha fatto prima il rigor mortis e dopo è morto. Che peccato. Lui mi voleva sposare, ma poi si è scordato. Io facevo tutto per lui. Lava, stir, cuscì. Fasci gattò. Come fasci gattò? Piglia il patano, scalda il patano, schiaccia il patano, poi pigliamo sarello, piglio prosciutto, piglio salame, taglia pezzettini, vuota entro, mesci tutte cose, metti in tuo forno e fate gattò. Fantastico. Fai anche tu gattò con me. Come lei, sì, non riesco però, eh? Sì, prendi vecchie però, da qua. Porta vecchie con noi. Dove sta? Eccolo là, vieni con noi. Venga, signore. Trovato lui, uomo della mia vita. Venga, vieni, venga da noi. Prendi. Qual è il problema? Fasci gattò. Siamo per qui te. Apposta. Vuoi che fasci gattò? Qua c'è. Qua c'è un buffet. Tra poco, venga, sì, venga, venga. Eccoci. Ecco. Pronto a mangiare? Andiamo via. Faccio gattò per te, pigli il patano, scaldi il patano, schiacci il patano, poi pigliamo sarella, piglio più sotto, piglio salame, piglio più sotto. Vota entro, mi ascolta cosa, batti il patano. Rosalia Porcaro ha messo la sua genialità a servizio della comicità. Ma cosa succede quando una moglie troppo gelosa ti costringe a prendere una cameriera dall'aspetto particolare? Ce lo racconta il teatro di Ciro Ceruti. Ciro? Ciro? Eh? Ciro, amore, vieni che dobbiamo fare il colloquio alla nuova cameriera. Ancora? Su settimane facciamo colloquio. A quando sei arrivata? Come candidata è 47. Ma devi fumare da De Laurentiis. Ah, ma ho fatto una scrematura e sì, ne sono rimaste solo due. Faccio entrare la prima. Sì, vabbè, fatta la scrematura. Vieni, cara! Perché sei attaccato sul modo di... Salve. Salve. Buongiorno. Ciao. Scusatemi se ho fatto un po' tardi, ma prima sono passata in chiesa a farmi un rosario. Oh, abbia da rosare. No, nel senso che... Guardi che io sono molto religiosa. Sa, io non credo solo nel corpo, ma pure nell'anima. Infatti appena l'ho vista, la prima cosa che ho detto, anima e patama. Ciro, io... Vabbè, io non la vedo bene. No, eh? Non la vedo bene. Questo è più vicino, eh? Io la vedo benissimo, cioè, adesso le faccio una domanda importantissima, indispensabile per poter lavorare in questo.
questa casa. Senta, cara, come funziona la combustione del carburante a idrogeno? Perché qua non la vanno a mandare, facciamo parte dei missili. Ma che domande ci fa? Questa non la so. Non ho capito, può ripetere? Questa non la so. Non la sa, non la sa, grazie. Allora le faremo sapere, può andare. Accompagno. Davai, vieni qua. Ciro. Che ne si sperde? Che ne si sperde? Ma perché le caccia? Era bravo, eh. Perché non hai visto come scopa. E non me la do tempo. No, ho tempo di... Senti, Ciro. Io l'ho cacciata perché ho visto quella successiva, secondo me è perfetta, c'ha proprio tutte le qualità. Cioè, uno la vede e dice, ah, questa è proprio la cameriera perfetta, eccola. Buongiorno. No, Ciro. Mamma. Ciro, amore. Mamma. Mamma. Ma che... Ma è vera. Che dici? È una ragazza. Sì, sì, sì. E che sta raggiù, Marzio? È ti, ma pare. Salute. No, è ci, è saluto. È ti, è Marzio. È ti. Ma mi capisci? Sì, sì. È perfetto. A che sto un mister c'è giù in faccia, c'è giù. Una deve fumare da De Laurentiis. Scarti, scarti, mi sta finendo. Come ti chiami? Zoe. Night, la rovina. Night, come ti chiami? Zoe, e cognome faccio? Neanderthal. No, faccio. Schifo. Vai a nanzere tu. Ehi, carino. Fa strunzo. Oh. Caccia la tua. Oh, oh, oh. Ehi. Ta boffa e bacon. Zoe, da dove vieni? Area 51. Ago. Ma calma, mondo chi? Ehi, calma. Ah, non lo sai che io chi sono? Nessuno. Esatto. Sono il marito della padrona. Ah, quindi se ne scende. E presentazione non l'hanno fatta. Come? Io vengo da Amsterdam. A rovina tu? Amsterdam. Amsterdam. Oh. A buffo di cane, visto la fine che fa, io no. E che facevi ad Amsterdam? Ah, sono stato un padrino. A Rosi stata? Un padrino. A favore! Ma no. Bello! I tre molti clienti. Clienti è tutta specie, ma soprattutto i clienti lo sapevano che volevano a me. Esordare dove? Ah. Comunque non mi piace, non lo sai. Ah, pure nel palazzo, una amistata detto, non li possiamo tenere. Ma chi? Allora posso sacci come va a finire, la giacendo lì tre botto giorno a che si fa pipì. Ah, poi metto un musso tutto parte. Se metto un musso in amo non si mi ricorre, sai? Ma che sono che tu no? No. Senti, Zoe! Ma che signor? Guarda, è tre. Ma che sta facendo? O tagliando. Senti, Zoe. Zoe, senti, noi volevamo chiederti una cosa. Ti hai fatto la tirabica? No, signore! Sei stata sverminata. No, signore! Volevamo chiedere, cioè noi vorremmo darti vitto, alloggio ecco e... Ecco cantina. Fino a tutto fa un scemo! Allora, educatamente, ti sputo in faccia. Educatamente, però. Sì, fino a tutto fa un scemo. Allora, continua tu. No, solo a me. No, parla tu con questi, non voglio più parlare, eh. Non tengo tempo da perdere, parla tu. Buona, fai la domanda. Fai la domanda. Pazzindo scemo. Pazzindo scemo. Sei calma, sei calma, guarda a me, va, guarda a me, guarda, guarda, alla pia, va. E buon uccello, e buon uccello. Buon uccello, buon uccello. Ma via dal signo, ma peggiore. Ma via dal signo, ma peggiore. Ma via dal signo, ma peggiore. Ma perché mo' dici tu così? Ancora non ci capi. Ah, amore. Amore, non va bene. Perfetta, se la metti in una macchina, la tua grilla, ti accucina un volo con crusapi. No, perché io mi sono affezionata. Ha portato a due corone e a ogni tanto. No, non è possibile, perché io ho assunto anche il fratello gemello che fa il giardiniere. Eccolo qua. Vieni, caro. Sì, il fratello gemello. Sì. È nato prima lui, poi dopo mezz'ora si sono accorti che c'era anche lei. E che è successo in quella mezz'ora? Si è azzeccata sotto.
Evidentemente. Evidentemente, tu mi hai aperto la placenda, la vittoria, capito? No, dai, ma... Ciro, però... Senti, questo ti fa giardiniere? Sì, è perfetto, amore, noi abbiamo sempre la siepe disordinata, eccetera. Sai qual è la prima cosa che taglieremo? Il corno da stanno crescendo, amore, no, no, non esiste. Dai, amore, per piacere. No, lascia perdere. No, non esiste proprio. Ci terrei a fare un grande applauso alla nostra ospite di questa sera, questa donna bellissima, grazie. Raffaella Fico. Grazie, grazie, che è stata... a tutti. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie, ma... Mi sono divertita tantissimo. Meno perché male. Io ero dietro alle quinte e davvero, ragazzi, complimenti, complimenti a tutti. Siamo molto felici di questo, grazie Raffaella. Uè, ma Raffaella starà ancora qua per un po', non è che se ne scappa, certo, Raffaellina. Certo. Saremo qua io, Raffaella, Ciro, Antonio. Anche se Antonio non lo vedo da un po', ma tu l'hai visto? No, io non ne ho idea. E neanche io. Dove sarà andato Antonio? Ma dove sarà Antonio? Voi lo sapete? Mamma mia. No, Paco, tu mi fa venire l'ansia, Paco. Sono notizie positive, io sto conducendo. Voglio stare rilassato. Non ti sento, non ti sento. Questo... Che hai detto? Ho detto, io voglio stare rilassato. Tengo la responsabilità, devo condurre. Solo notizie positive, fammi stare tranquillo. Ma la gente non sta ridendo. Gente positiva. Sta ridendo, non lo senti che sta ridendo, non lo senti che sta ridendo. Lo stanno anche applaudendo, se stanno anche applaudendo. Scusami, dove sta la parola di conforto? Vedi qua. I dati auditel sono buoni, stanno a curva esagerata. Che fossero i dati auditel, i suoi dati sismologici. Mamma mia. Ma è grave. Leggi qua, che sta a leggere, questo è importante. Le isole Figi, le isole Figi, come ne porta a me delle isole Figi? Non è che ci ti parendo là, lo stanno facendo durante, lo stanno facendo. Ci dici, eh? Le buone cubra di sismi ci aiuto. Bello, ma tu quando fa pure buono ci aiuto, perché mi stanno a sentire ci aiuto, ma tu qua. E chi sono secondo di farta stamattina noi? Ah! Circhi Magavi. Più silenziosa. Più resistente. Più green oriented. Più colori. Wherever you go, GoTech Plus, Carpisa. Giorgia e Jones. La tua sicurezza ai nostri occhi. Per la festa del papà, scegli Yamaha Men. Canale 21 celebra Eduardo. A 40 anni dalla scomparsa, ritorna l'appuntamento con il grande teatro di Eduardo. Ogni sabato, in prima serata, le commedie originali da lui interpretate. Questo sabato, alle 20:50, l'arte della commedia. Eccellenza, ma che gliene importa di sapere se questo è un farmacista falso o un farmacista vero? A mio avviso dovrebbe essere più preoccupante un morto finto che un morto vero. In esclusiva su Canale 21. Mama.
Stop! Bravo! Hai ragione, ma non si picchiano! Non si picchiano, hai ragione! Ma non c'è misera! Beppe, ma lo stai spaventando! Cioè, ma ti sembra normale? Ti sei spaventato? E non ti hai spaventato, io ho fatto le mani! Non c'è misera, mannaggia! Dammi sopra, vieni qua! Beppe! Ma ti pare che mi stai facendo così? Sembra una scimmia, ma mi sta facendo venire il fiatone. Ma lo sai che è questo? Questo è il figlio del produttore, ma sei proprio tonto. Figlio del produttore? È bella, no? nonna, la cappiana camomilla, signora camomilla. Dormi, zia. Beppe, è meglio che te ne vai, dai. Mamma mia. Che fatica! Ogni puntata col fiatone mi fa arrivare questo Peppe, ma io non lo so come si fa. Ma mi sembra giusto e doveroso mantenere quantomeno un minimo di educazione e di rispetto verso i nostri ospiti, anche se a me non piace cedere con sto politicamente corretto, dove non si può mai dire niente, mai fare niente, che veniamo subito criticati, no? Anche perché, ma no ragazzi, io ho il fiatone, ma questo è matto! Ogni puntata così, ma come si fa? Fatemi un applauso, per favore. Grazie. Anche perché continuo a dire che si sa, quando una cosa diventa una forzatura, va a finire che poi fa un effetto contrario, no? Per cui, andando avanti, io vi chiedo, ma sapete che oltre al teatro e al cabaret esiste un altro tipo di comicità che è la stand-up? Per cui il nostro prossimo monologhista vuole proprio parlarci del politicamente corretto, ma a modo suo. Benvenuto Raffaele Nolli! Basta! Troppi uomini, basta! Allora, signore, stasera vi voglio parlare del politicamente corretto e di come, secondo me, potrebbe essere un'arma inefficace contro le discriminazioni. E vi porto come prima cosa un esempio scientifico. Zitta ma nannina. Mia zia Nannina è alta 1,60 m e pesa 160 kg, praticamente un chilo a centimetro. E attenzione, non sto facendo body shaming, io sto andando sulle misure. Poi se voi, immaginandolo, avete pensato, oh, all'anima era chiattone, siete voi che state facendo body shaming. Però effettivamente all'anima era chiattone, cioè, perché sì, è chiatto, lo dico senza nessun tipo di remore, perché pure lei, quando vede le trasmissioni come Vita al Limite e vede che lei 300 kg, fa, wow, guarda sta chiattone è merda, e faccio, no zia, non è così, non è che tu sia... puoi offendere chi è cioè te, no, non funziona così, anche perché si entra nella regolata, l'anno che bene stai tu nella televisione, quindi calma, lei perché però è così? Perché mangia, no che lì cosa, ha l'ossatura doppia, no, che se non desse l'ambarcatura posto l'osso, no, mia zia mangia, ama il cibo, è dipendente, lei ci ha confessato che quando morirà non vuole essere cremata, vuole essere un buttunato. Il suo desiderio di mia zia. Un'altra cosa che il politically correct ha cambiato sono i soprannomi. Praticamente non si possono dare più i soprannomi. Provate a dirci vicino a qualcuno, Tonino Mezzacova, arrestano, investigazione al suicidio. Quando eravamo piccini lui ci ha buffato le parole. Noi cercavamo proprio un piccolo difetto fisico che ci fa una chiave con un'altra. Ma bastava un piccolo, una orecchia non più calata diventava orecchie prole. Una cava un po' più grossa diventava capevacca. In ogni comitiva ci si uscellone, orecchie prole, capevacca. Che poi si riunivano pure tutti quanti a zona, un capo vacca a casa, gli hanno affittato in dei pizzerici e ti tavolati capucciuna. Facevo assaggiare la pizza e fammi una capata, bum bum, e succedevano l'ire e dia. Ma poi stimolava anche la fantasia, il soprannome. Io conosciamo una persona che ha la barba corta corta e molto pungente, lo chiamiamo Raffaele Cartavetrata. È bello, è simpatico, è fantasioso, il soprannome te lo porti per sempre, per tutta la vita. Tu te lo danno da piccolo, tu porti, cresci, cambi lavoro, cambi fisicamente, il soprannome resta lo stesso. Noi abbiamo un amico nostro da piccino, chiamiamo Peppo Work, ovviamente per motivi ovvi,
è cresciuto, si è fatto sic sic, è diventato nutrizionista, lo chiamiamo ancora Peppo Work. Voi immaginate che pubblicità? Voi immaginate che pubblicità è merda da essere mai fatta fare da Peppo Work? Ovviamente, a dieta tu per porco, in dato mi sapete 30 kg. Quindi, questo per dirvi cosa? Che il soprannome è l'esempio lampante di come tu una parola più la utilizzi e più la svuoti di significato. Al contrario, più la reprimi e più la carichi di odio e discriminazione. Perché attenzione, è giusto combattere le discriminazioni, ma se si fa in maniera sbagliata, alla fine boh, serve a niente. Grazie. Raffaele Nolli ci ha parlato del politicamente corretto. E per non offenderlo, è meglio che mi stongo zitto. Ma come ha influito il politicamente corretto sulla fede? Ce lo spiega il reverendo della risata, Antonio D'Ausilio. Hai preparato la musica per la lettera a San Paolo? Sì, padre, però mi sono preso un po' di libertà. Ma mi faccio ascoltare. Maestro... Questa è la musica per la lettera a San Paolo? Questa è la musica per la trasferta a San Siro? Te l'ho detto mille volte, tu non devi prendere iniziative per modernizzare la Chiesa, che è un'istituzione antichissima. Padre, ma io lo faccio per voi, io lo faccio per far avvicinare i giovani alla Chiesa. Vogliamo parlare di quello che stai facendo ultimamente? Ne vogliamo parlare? Ne vogliamo parlare? Parliamone. Padre, ma io ho fatto tutto quello che mi avete detto. Ma perché vi state lamentando? Scusate. Tutto quello che io ho detto. Io ti ho detto, portami un po' di vino e tu mi hai portato un spritz. Ho detto, portami l'ossi, mi hai portato di patatina. Però tutte le persone che venivano a fare la comunione non erano felici. Certo, le hai fatto venire facendo utrenina. Io dicevo, il corpo di Cristo, e loro mi rispondevano, il mio amico Charlie Brown. Tu devi ringraziare che io ripudio la violenza come mezzo di comunicazione, se no già ti avevo messo le mani addosso. Questo l'hai scritto tu? Sì, l'ho scritto io questo. Presto che non resisto, io prego il Cristo, quello che preferisco è Gesù Cristo. La faccio a braccio. Cari amici, care amiche, per guadagnare i favori del Signore ogni uomo... No, fermi tutti, scusate. Io sono la presidentessa dell'Associazione Femministe Italiane. Noi donne non abbiamo diritto al favore del Signore come gli uomini? Avete ragione. Cari amici, cari amiche, per guadagnare i favori del Signore ogni uomo e ogni donna deve essere grata all'immenso anche solo se riesce a porre sulla propria tavola una bistecca. Scusate, sì. Io sono dell'associazione vegana, presidentessa dell'associazione dei vegani, la voce del finocchio. Sì. E che noi vegani non abbiamo diritto alla voce del Signore? State calmi. Che selezione fatta oggi in chiesa? No. Cari amici, cari amiche, per guadagnare i favori del Signore ogni uomo e ogni donna deve essere grata all'immenso se riesce a porre sulla propria tavola una bistecca col tofu. Perché, signori, perché quel pane... No, scusami. Io sono il presidente dell'Associazione Celiaci Italiani. Avete ragione. Cari amici, cari amiche, per guadagnare... Io solo questo mi posso mangiare. Solo quello. Cari amici, cari amiche, per guadagnare i favori del Signore, ogni uomo e ogni donna deve essere grato all'immenso se riesce a porre sulla propria tavola una bistecca col tofu, perché quel pane normale o senza glutine... Il pane
fatto il pane conquistato con il sudore della fronte. Io sono il presidente dell'associazione disoccupati italiani. E che ci fate qua? E tanto tengo cazzo a fare, venga, signori. Infatti, scusa. Scusate, noi dopo una vita a cercare il posto, ma anche il posto in paradiso dobbiamo avere, perdonate. E cosa fa? Cari amici, cari amiche, per guadagnare i favori del Signore, ogni uomo, ogni donna deve essere grata all'immenso se riesce a porre sulla propria tavola una bistecca o il tofu, perché quel pane normale o senza glutine, guadagnato col sudore della fronte, ma anche senza fa manco cazzo. Quel pane sarà destinato ai nostri figli. No, padre, scusate. Sì. Sono il presidente dell'associazione sterili. Sì, sì. Italiani. Sì, sì. Noi sterili. Sì. Sì. Che. Italiani. Sì. Non abbiamo diritto a un posto in paradiso, quasi che va chi figlias e chi figlio. Vabbè. Cari amici, cari amiche, per guadagnare i favori del Signore, ogni uomo, ogni donna deve essere grato all'immenso se riesce a porre sulla propria tavola una bistecca col tofu, per cui quel pane normale o senza glutine guadagnato col sudore della fronte, ma anche senza fa manco cazzo, sarà destinato ai nostri figli, ma anche magnatevelle voi, e se va avanza, fa congelato! Bene. Bravo. Perché? Perché, amici, se leggete la Bibbia... Io sono il presidente dell'associazione analfabeti italiani. E che ci fate qua? A Gillette Bar, qua fuori. Se no dovremmo andare in... Avete capito, no? Cari amici, cari amiche, per guadagnare i favori del Signore, ogni uomo e donna deve essere grato all'immenso se riesce a porre sulla propria tavola una bistecca col tofu, perché quel pane normale o senza glutine guadagnato col sudore della fronte manca senza fa manco cazzo, perché, diciamo, se ho mangiato tu, se fa avanzo vuoi congelato, perché se leggete la Bibbia, ma anche se verite e figurella! Vi renderete conto quanto sacra sia l'unione fra l'uomo e la donna! Scusate, sei prete? Scusate. Scusate, io sono presidente dell'associazione LGTP QQTT Plus. E volevo dire, ma in paradiso non buco ma non c'è sta. Cari amici. Cari amici, grazie. Cari amici, cari amiche, per guadagnare i favori del Signore, ogni uomo e donna deve essere grato all'immenso se riesce a porre sulla propria tavola una bistecca o il tofu, per cui quel pane normale o senza glutine guadagnato col sudore della fronte, ma anche magnatevella voi, e se va avanza voi congelata, perché se leggete la Bibbia, ma anche se verite i figurelle, vi renderete conto quanto sacra sia l'unione fra l'uomo e la donna, fra donna e donna, uomo e trans e trans, uomo e uomo, trans, uomo, ippopotamo, va bene? Ippopotamo! Va bene? Fate ciò che volete, ma nel rispetto unico. Non è che dicevo preda messa troppo in condizione. Una sola. Amate incondizionatamente ogni essere vivente presente su questa terra. Padre, sono il presidente dell'associazione extraterrestri italiani. Ma che affanculo. Checco, non ti conosci, prima da volta la cinese, arriva, non ti so, checco. Oh sì, mi so che, ma mi sto facendo ancora cuore di me, mi fai pigliato. Ma non ti so proprio. Oh sì, tu stai a San Giorgio. Via Manzoni. Parco Carola, lo stiamo portiere Luigi. Portiere Luigi.
Ah, signora Luisa, signora a fianco. Conosci una signora Luisa, tu? Ti ricordi che la signora Luisa non si filava e stava in la ambulanza? E chi portava la ambulanza? Eri? E come cazzo ti pare? Niente, la ambulanza che stavo sopra. No, dici, ma tu... Era preso la ambulanza. Se sentiva male... Comunque, già c'è una cosa. Però non posso parlare che sono una persona riservata e ci tengo la mia presa. E anch'io sono riservato, stavo in pausa che sto mangiando un biscotto. Sì, no, ma io non mangio ancora zitto. Fai fatto tu, fai fatto tu. Non te l'occupare, non te l'occupare, fai le tue cose senza problemi, sì. Lo sai cosa mi ha detto Scialpi? Ti ha fatto pizza? No, Schenning. Che la fine fa? Non è una bella noppa, non ho anche chiuso tu facci. Schulz. 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 Scheina. Scheina, che ci vuoi? Scheina. Ma è una lettera, ci sbagliava. Ma che lettera? Ma non è una cosa, Pongo, o sega mai pronto un po' ci sono una persona riservata e ci tengo la mia privacy. Allora, se sei riservata, ne mai apparito di là e me lascia in grazia e diamo forse fondino a me. Mi ha detto, io abito a Secondigliano col mio fidanzato. Domani ci dobbiamo trasferire nella casa nuova a Posillipo. Chiesto che devo ricere? Che buona mano a fuoco, frate, che buono. Oh, quando mai c'è non capisci niente. È stata chiarissima. O sai che marito, ma ha voluto ricere tecnicamente. Tu vieni a casa mia, fatti trovare fuori alla porta, spogliati nudo alle 3 di notte. Con un orario, di 3 anni. C'è lo, perché i sacci che ci sta nella mente delle donne. Ma i sacci, quelli che ci stanno nella capa tua, un bacante ci sta. Ehi, bacante. Cioè, tu hai 3 anni fuori a casa, tutto nudo. Tutto nudo, e lo sai che succede? Casi era con una mulata fumazza tanto, fatta una mai piacere. No, però, ti ho mangiato quanti lì biscotti, hai fatto un'avanza tanto, però, eh. Ciao, ci. Circhi magari. Più silenziosa. Più resistente. Più green oriented. Più colori. Wherever you go, GoTech Plus, Carpisa. Giorgia e Jones. La tua sicurezza ai nostri occhi. Per la festa del papà, scegli Yamamay Men. Canale 21 celebra Edoardo. A 40 anni dalla scomparsa, ritorna l'appuntamento con il grande teatro di Edoardo. Ogni sabato, in prima serata, le commedie originali da lui interpretate. Questo sabato, alle 20:50, l'arte della commedia. Eccellenza, ma che gliene importa di sapere se questo è un farmacista falso o un farmacista vero? A mio avviso dovrebbe essere più preoccupante un morto finto che un morto vero. In esclusiva su Canale 21. Un regalo, perché l'altra volta c'è stata un'incomprensione, ti ho preparato un'intervista. No, un'altra volta un'intervista su chi? No, questa è intellettuale. Ma intellettuale, cioè... è un giornale radical chic di Roma. Infatti, aspetta, figura in me. No, ma le domande sono leggere. Cioè, dite, faccio un teatro leggero. Ci ho detto leggero. Leggero, cioè, teatro leggero, vuol far ridere. Leggero. La gente vuole capire il personaggio Ciro Ceruti. Leggero. Non mi fa la sigla, lo voglio... No, non ti faccio la sigla. Non ti faccio. È il momento di Ciro Ceruti che fa l'intervista. Mi hai fatto la sigla? Finale, finale, quella era iniziale. Salve. Iniziamo. Lei è un grandissimo autore teatrale. Leggero. Teatro leggero. 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 Lei è stato accostato più volte alla corrente avanguardistica russa.
Proprio la corrente, proprio più una che corrente, era una fla di vie, cioè nel senso che era una filippina, ah, quando... Donio! Lei sa che sarà messo in scena uno spettacolo teatrale, però nella versione in prosa dello Schiaccianoci. Lei è stato proposto come protagonista. Io? Sì. E chi mi ha fatto questa infamità? Il pluripremiato regista Roldo Piuma. E che ci ho fatto a questo io? Cioè, ci fatto io? Non so come, ma lui la stima molto. E figurami se mi schifava. Guardi che è un grandissimo onore far parte dello Schiaccianoci, ma almeno lei conosce l'opera. Che è lo Schiaccianoci? Sì. C'è lo Schiaccianoci e ma dormivo con Schiaccianoci. E allora ce ne parli. Ma mo la gente si vuole dire, mi fotta pure lo Schiaccianoci. No, no. Cioè, non sapevo Schiaccianoci. Sì, sì. Vogliamo sapere. Ragazzi, ma... Niente, è ormai nota la storia dello Schiaccianoci, che narra di questa famiglia povera, di questo padre che il giorno di Natale non sapeva cosa portare a casa e così, in modo fortuito, trova questa sacchetta di ciocere. E? No, cinucella, volgarmente dette ciocere, e le portò a casa, i figli, a nonno, nonni, contenti, questi abbuffati, stanno qua 3-4 kg di ciocere. In quel momento morì la nonna, buio, e tender la nonna, tutti quanti a piangere, dici per la collera, no, perché la nonna era l'unica che sapeva russi e vuscacciano. E mo come ci mangiamo 3 kg di ciocere? Va? E diceva, oh, non fa niente, mo becchi, un nonno preso dalle, diceva, oh, no, ma sta nonna andare, ma buviamo, va là, tanto, da anni che aspettava che io vendesse. E un nonno prese la noce e andrang, e da qui c'è il detto famoso che dice, accorti i parienti quando rompe le noci, se no rompe i rienda. No, aspettate, questo è assurdo. Lo so, però... Io non riesco a credere alle mie orecchie. Ma lei ha detto leggero. Ma è incredibile! Lei ha riassunto perfettamente il riadattamento di Roldo Piuma! E allora chi sei? Ci struzzo? No, voglio dire... Sa questo cosa significa? Che significa? Che adesso le farò un'altra domanda semplice. Andiamo, perché... Ascolti bene. Come si presenta il protagonista secondo la logica attraverso la rivoluzione teatrale neosperimentale del 1923? Momento, aspetta, momento. Donio! Antonio! No, Antonio. Momenti straordinari. E fra tanti momenti, ormai sapete, abbiamo una rubrica particolare all'interno del nostro programma, un altro momento culturale dedicato all'analisi delle canzoni neomelodiche, delle storiche canzoni neomelodiche, per cui protagonista di questa sera è lei, Cinzia Oscar, che in realtà il brano che analizzeremo stasera è Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, ma all'onore della cronaca, lei è balzata all'attenzione per una vicenda, perché una delle sue canzoni, che non è quella che analizzeremo questa sera, ma Song on a Bumble, è stata utilizzata in una scena iconica di Gomorra, quella in cui Chanel cantava con il... Marianne, sei molto... Esatto, una scena di classe, perché ognuno canta con quello che si trova, non è che è chissimo gelato, figuratevi l'archetto che cos'è. E quindi giustamente Cinzia Oscar ha denunciato la produzione. La produzione si è risentita, ha detto, ma come? Non dammi un'opportunità, ma io voglio spezzare, come si dice, un'arancia a favore di Cinzia. Secondo me Cinzia è un'arancia. Che opportunità è? È come si, che ne so, un regista hard in una scena di orgia collettiva con 50 anni e una film, ne chiama Gianni Morandi, dramma, un'opportunità, ma pensata ad utilizzare il tuo pezzo, uno su 1000 ce la fa. Ti piace come idea? Un'opportunità. Però andiamo all'analisi testuale, della nostra novella Saffo. Me la puoi trasformare proprio nella nostra... Ecco, guardate come già è culturalmente diversa. Analizziamo la prima parte di questa storica canzone di Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Se Mariano ci mandi il primo audio... Che uomo divino, lo sguardo da maschio latino.
Grazie Mari. Che uomo latino, che sguardo da maschio, insomma, che poi scopriremo nella storia che si chiama Manolo. Perché? Perché sarà anche un luogo comune, ma il maschio latino piace, non ci sta né da fare. Dai tempi di Julio Iglesias, che proprio non a caso le telenovelas, fateci caso, sarà perché fa cavolo, non lo so, ma sono tutte ambientate in Sud America, Uruguay, Venezia. Non si è mai vista per esempio una telenovela in Danimarca, per dire. Cioè, perché là già fa freddo, è difficile fare essere Latin lover. Cioè, io ne ho visto solo uno in Lapponia, era tristissimo perché il protagonista voleva partecipare nel momento, diciamo, di congiunzione amorosa, ma una parte clavo casone, una parte che faceva fritta eppure la donna lo voleva incoraggiare, gli disse: ma è enorme, non ti fa fare, è solo ghiaccio, che ti fa impressionare. Perché il maschio latino già il telegiornale, no? Quando fanno buonasera, vamos a presentare la cosa, sono proprio così, non hanno niente, hanno disoccupazione, analfabetismo, quindi stanno con quel chiodo fisso. Io per esempio quest'anno sono da Città del Messico, eppure i tassisti, io sono salito su un tassì tipico, diciamo, del luogo, e proprio lui proprio era il classico tassista sudamericano, capito? Italiano, mi disculpe per la confusione che c'è sul tassì, ma la mattina venga a salire una cliente, mi domanda: mi puoi accompagnare a Via Velázquez? Io la guardo, lei mi guarda: abbiamo fatto l'amore. Dopo un'ora mi venga a salire un'altra cliente, mi guarda, mi dice: mi puoi accompagnare a Via Monterrey? Io la guardo, lei mi guarda: abbiamo fatto l'amore. Dovete andare a Piazza Fonseca, su 50 km, ma pensi che mi faccia pena? Ritornello: Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Perché? Non è che ci sei strano, è normale, perché noi con i santi ci parliamo, ci litighiamo, ci facciamo pace, è un fatto nostro meridionale. Diciamo, quante volte in un funerale hai visto vedove straziate dal dolore? Perché noi siamo convinti che quando uno muore è il santo che ha chiamato a sé il defunto. E molte volte vedi queste vedove che fanno: Aniello, perché si è morto Aniello? Sant'Aniello tu si chiama, tu perché si chiama come te Aniello? Ed essendo Sant'Aniello vuoi avere solo un Aniello vicino a te, perché solo tu vuoi essere il signore degli Anielli. Ma io ho un dolore immenso, voi mi capite, vi capisco. Pensate che mia moglie si chiama la Luisa Filomena Assunta Spasia Nives Concettina, 7 lore, nessuno è cazzo sa chiamà. L'avete ascoltata nella versione partenopea, ora l'ascolterete come se Cinzia Oscar avesse partorito questo brano a Los Angeles. Ve lo farò ascoltare Helen e Yafo Blue. A parte, cioè, a parte la voce meravigliosa, ma tu c'hai un talento, gioia mia, ma sei fantastica. Ecco, ci sta.
Ma a parte la voce fantastica della nostra Elena, ma quanto sono bravi i nostri Afroblu che hanno preso questo pezzo neomelodico e l'hanno trasformato in qualcosa di completamente diverso. Perché è affascinante, no, vedere come un'opera d'arte possa cambiare di significato. E quindi mi chiedevo, chissà come sarebbero stati i grandi cartoni della Disney se fossero stati scritti proprio in questo momento storico. Io non ve lo posso dire, ma ce le abbiamo, le persone che possono dircelo, le nostre principesse Disney! Bene, cioè ho sentito prima uno che parlava di politicamente corretto, come si chiama, Raffaele Nolli, è sbagliato, io mi sono scocciata di combattere solo io, devo chiamare subito la mia amica Bianca, Bianca, Bianca vieni subito qui. Allora, mi dai a faticare, già da fatica! Bianca, quante volte ti ho detto di non chiamarli nani, va bene, è offensivo! Che ne sono 90 centimetri, come già ti fa? Diversamente hai tanti! Che vuol dire? Allora, ascoltami! Senti, tengo che fa, cioè, sto tutta nervosa! Che c'è? Perché sei nervosa? Tu fai bello addormentato, ti sto un grama di nase a fare servizio! Che certo, a fare servizio! Ha sbagliato la lavatrice! Che hai fatto? Ho sbagliato a fare la lavatrice! Certo, fai la lavatrice perché sei donna! No, perché sono quell'unico che ci arriva a mettere lo sapone! Chi non ci arrivano? Si fanno la doccia con il sapone, chi? Non Bianca, è possibile. Ti prego, che hai fatto? Che è successo? Si sono stregnute le mutande. Si sono stregnute? Si sono stregnute tutte le mutande, ma non tengo niente a camera. Vabbè, quindi le mutande le hai buttate? No, ci ha girato 7 nasi e mettere per cappello. Era come sopra lì, e sfottono tutti quanto bosco, stanno zitto per l'amore. Allora, ascoltami. Oh, che vuoi, che vuoi? Allora, ascoltami, Bianca, qui bisogna lottare. Sto zitto qua, c'è la miseria quando vai in tacuci, era più finesse, capito? Era più finesse, perché appuzzuntisci tutta la casa. Ma chi è? Bruccolo. Come bruccolo? Scusa, Bianca. Bianca, perdonami però. Scusa, ma come parli? Ma che linguaggio è? Ma di quale parte del Bosco Incantato sei? Il Bosco Tre Casi. Sì. Scusa, a casa mia, a casa tua, a casa di Cappuccetto Rosso. Ma rompere poco un cazzo Cappuccetto Rosso. Bianca, ascoltami. No, io ti devo parlare, è chiaro, perché ti devo dire una cosa importante, perché io non ho paura di dirlo. Perché voi altri principessi sì o no, qua gli uomini sono tutti dei maschilisti. Hai paura, vero? Non tengo paura, però già tengo ordinate 3 torte di Biancaneve. Tengo ordinate 3 torte di Biancaneve. Hai paura? Allora, ti ricordo che ha un uomo, come dici tu, ha salvato la vita a Cappuccetto Rosso. In che senso? Non sai niente tu? Che c'è? Ma come, te leggi il Paolo tu? No. Grazie, tu da duermo, come ti metti andare da duermo? Che vuol dire, Bianca, perdonami? Da leggere, Cappuccetto, cacciatore di Cappuccetto Rosso. Che ha fatto? Ha salvato la nonna. Come? Ha preso il lupo, l'ha squartato, l'ha aperto il pancio, poi c'è lui. Ho fatto rubare i preti, perché c'è la coppa sotto il pacco. Ha via da nonna, ha salvato la nonna. Cioè, vorresti dirmi che questo cacciatore ha fatto una cosa così brutta, un lupo indifeso? E chi le va a salvare la nonna? Come le va a salvare? Doveva aspettare il corso naturale degli eventi. Cioè, le va... Praticamente, sì. Doveva aspettare che il lupo espellesse la nonna in maniera naturale e si sarebbe riscritta la storia. E dopo, quando Cappuccetto Rosso andava a chiedere al lupo: nonna, che occhi grandi che hai, il lupo rispondeva: perché ne hai visto no! Nano, tu la fai, come viene un comodino, tu vai a sbattere, la devi smettere, come viene un comodino, la devi smettere, poi va a Luccanno. Ma chi è? Mignolo, come viene un comodino, sbatte sull'is. Bianca, ascoltami, ho una bella notizia per te. Finalmente si fa qualcosa contro il razzismo. Mi fa piacere. Una bella notizia e tu sarai sostituita da una Biancaneve nera. Che bello, le lotte. Io avevo sentito che questi neri ci rubavano i lavori, ma non sapevo che venivano a rompere quattro, ma per me. Ma per quanti, come chiamano? Nera. Comunque. Nano! Tu quando, per uscire devi bere, devi uscire, se vuoi uscire devi bere prima, hai capito? Devi bere prima. Ma chi è? Calcolo, fincunia. Sì. Comunque, ascoltami Bianca, ti devo parlare, ok?
perché qui c'è stato fino adesso troppo razzismo. Ti faccio un esempio. Lo sai che in Dumbo hanno messo i corvi? A rappresentare i neri, gli afroamericani. È sbagliatissimo, Bianca, perché tu, per rappresentare i neri, sai cosa devi usare? La scena più grossa. A che fa? Il corvo è piccolo, amico, cioè tu non li sai perché... Allora, il razzismo l'abbiamo debellato quasi. Ok, ma qui bisogna fare qualcosa contro il maschilismo, perché noi donne dobbiamo sempre compiacere i principi azzurri. Faccio un esempio. Ariel, per compiacere il principe azzurro, certo, si è dovuta trasformare tutta umana. Non poteva essere al contrario. Che ne so, se il principe azzurro fosse stato soprattutto uomo e sotto tutto pesce, cosa sarebbe successo? Me l'hai sta sposata io, Azor! Ariel! Ho qualcuno con Bianca Neve! Ariel! Bianca, aspetta! I sogni son desideri chiusi in fondo al cuore. Ciro, ma tu l'hai letto i contratti che ha fatto il produttore? Ma che contratti? Secondo me allora, compensa, a me sta scritto ipotetico. Sì. A me compenso allegorico. Questa è proprio una mancanza di rispetto. Con la storia che teniamo noi, io lo schiattacapo, sarà pure Rolando Campanile, un grande produttore, ma io esco pazzo, un po' passo di grosso, mi farò rispettare. Senza un attimo di... Grazie Rolando dell'opportunità che ci dai, veramente, grazie mille. Però che non ha a questo momento è un subitone. Come state, ragazzi? Ma come è messa questo contratto? Io compenso allegorico. Allegorico è una cosa comica. Voi siete comici? Voi la dite che siete comici? Ma come ci vuoi parlare? Che sono romanopolo? Fammi capire. Mi dici mai tradito nell'onore? Sempre. Tu hai mai creato un imbarazzo? Sì. Tu hai mai creato un trauma? Sono diventato psicologo. Ma l'hanno fatto tu, perché i tuoi genitori che facevano all'amore. Che ti ha fatto? Mamma e papà si chiudevano, non è mai successo. Scusa, lo sto scherzando, grazie dell'opportunità. Figuratevi, ragazza. Hai detto che per la settimana prossima c'era un ospite internazionale. A Rutto. Ci sta, ci sta. Se può venire, perché... Se può venire. Non ti preoccupare, Filippo. Allora, io sono in contatto con la Michelle. Uzzic. Sa telefono adesso? Miscela, senti la voce? Ma si capisci quando parla? Sì. Ti aspetta, bello la tarda te. Quella è svizzera, la fa fritta. A un foglione, mai dai, ci hai creato un cetto in palazzo? Sempre. Ho mai fatto qualcosa contro la tua volontà? Sì. Ma ti ho mai creato un trauma? Sì, il tuo psicologo. Trauma, ma lo fatelo tu, perché il papà lo lasciò all'età di giovanetto. Ma quando mai? Sapeva molto in doletto su tutti i figli a tu. Scusa, a noi veramente ci fa piacere dell'opportunità. Allora, che ci sta. Ma Francesco, tranquillissimo. Non sono ancora un nome. Ma già io. Chi sei tu? Chi sei tu? Me li piazzo io, tranquilli, senza fine. Grazie Rolando, grazie mille, grazie di cuore. Figura di capo. Comunque ce l'ho detto. Ciro Ceruti in studio. Ti stanno chiamando? E sarà Michel Uzzi, non già arrivato. Cirque Magavi. Più silenziosa. Più resistente. Più green oriented. Più colori. Wherever you go, GoTech Plus, Carpisa. Giorgia e Jones. La tua sicurezza ai nostri occhi. Per la festa del papà, scegli Yamamay Men. Canale 21 celebra Edoardo. A 40 anni dalla scomparsa, ritorna l'appuntamento con il grande teatro di Edoardo. Ogni sabato, in prima serata, le commedie originali da lui interpretate. Questo sabato, alle 20:50, l'arte della commedia. Eccellenza, ma che gliene importa di sapere se questo è un farmacista falso o un farmacista vero?
A mio avviso dovrebbe essere più preoccupante un morto finto che un morto vero. In esclusiva su Canale 21. Vola quando ci si diverte, ma non a caso Elena ha cantato a testa in giù, perché è arrivato il mio momento preferito, il momento della challenge, e quindi non lo voglio fare da sola, ma vorrei chiamare qui il mio compare Ciro Ceruti. Grazie. Che succede? Allora, come dice un proverbio famosissimo, sì. Che challenge è se non è condivisa con qualcuno? Ecco, proprio con me? Ma... Sì, certo, va perché bene. Tu sei la mia felicità. Va bene. Capito? E quindi, dato che l'altra volta io ci sono rimasta male, che non l'hai fatta, questa volta... no, quella no, basta, perché... Le propongo una più semplice dove bisogna solo fare un lavoro di addome. Semplice? Addome. Fa... Eh? Dome, come stiamo? Dome, Dorme. Allora, parla tu e poi se è semplice la faccio io. Allora adesso, per favore, reggimi la giacchetta. Mi devo togliere anche le scarpe, dici tu, te le potevi togliere prima. No, i uomini. Però vabbè, ognuno... Sì, un applauso, un applauso. Tempi. Grazie, grazie. Applauso ai piedi nudi di Shaila. Per tutti i feticisti. Hai bisogno di una mano, Shaila? Sì, Helen. Allora, io adesso andrò a testa in giù, proprio come la tua canzone, e tu... All'uosma, insomma, voglio dire, mi accompagnerai. Va bene. Ragazzi, non fatelo a casa. Bene, ci siamo. Sei pronto, Ciro? Vai. 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woohoo! Attenzione. Grazie! Grazie! Come, ragazzi, giro, 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 vai, 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 Ciro. Mamma mia, come sono braccia morta. Vabbè, ci ha provato, ci ha provato, ci ha provato, ma come vedete è scappato via perché lui si sente anziano. Vabbè, è un po' anziano, lo è, cioè sta andando avanti con l'età, ma c'è un altro problema con cui gli anziani si sentono ad oggi un pochino in difficoltà, che è la tecnologia, che ormai inonda le nostre vite quasi nella totalità delle cose. Chi ancora ha la fortuna di avere dei nonni lo sa bene.
quando ci chiamano per fare, come si chiama, lo speed online, piuttosto che sintonizzare i canali sul televisore. Ebbene sì, ma c'è il nostro prossimo monologhista che vorrebbe raccontarci qualcosa di più. E quindi torna il momento del cabaret con... Arosta, dove sta? Marco Cristi! Ha ragione Shaila, signori, oggi si fa tutto col computer. Stava mio padre che era in difficoltà perché stava un po' posi dell'Inps. C'è da spedire un gran Rama password. Come si chiama quella cosa? Era un saffaccio. O barcode. E nel che ci sta? Il vaso. In due vaso che ci sta? A terra. E che gesto ha rinda a terra? I fiori, e come si chiama chi lo fiore che te ne spina? Rosa, Rosa, ti ricordo come si chiama la vostra... Ma anche negli spostamenti, gli anziani sono in difficoltà. Una volta ci stavo un bigliettare, ma no, stanno sulle macchinette. A fianco a me tengo la signora Caterina, tengo 80 anni, certo Marco, devo andare a San Giovanni a trovare la mia nipote. Che dite, vado col tassì? No, signora Bella, voi ci prendete un cuofo nei soldi, pigliate la metropolitana. E ti dà la metropolitana, mettete i soldi. San Giovanni. In stampa, biglietto per Pozzuoli. San Giovanni, in stampa, biglietto per Pozzuoli. Facetto che sono 3 ore. O io non ho preso un bussare, certo. Bella, signora Bella, allora avete risparmiato. Ha speso 200.010 euro. 10 euro l'ha rimessa in dalla macchinetta. 200.000 euro ci ha avuto a cattare una casa a Pozzuoli a nipote perché non era cazzo il migliore biglietto per San Giovanni. E anche le prenotazioni si fanno mediche, si fanno online. Ma no, è una cosa indescrivibile, è facile, no? Cioè, tu metti lì nome, numero, via, sta arrivando la prenotazione. Facile, no? Sì, Bill Gates. Ma se si romba a scala e rimbetta, che invece prenota a urologia, prenotò a ginecologia, ha scelto la dinta tutta struppiata così. La moglie ha scelto di lei. E aprimi all'ultima volta. Mi ha fatto trasire, signorina, la vita è coscia. Ha messo un ruscio che non mi piace proprio, moschia Tom. Perché vi ho detto questo? Signori, perché la tecnologia va avanti, ma gli anziani non sanno stare al passo con i tempi. E io mi rifiuto di parlare di progresso, come teoricamente dovrebbe essere una cosa che aiuta i più deboli, invece li fa sentire ancora più soli. Bravo. Pensiamoci. Marco Crizzi ci ha raccontato le difficoltà degli anziani con la tecnologia, come se poi esse fossero uova di un ciel. Ma la tecnologia negli uffici pubblici è davvero necessaria? La risposta ce la danno Antonio D'Ausilio e Ciro Ceruti. Giorno. Buongiorno. Giorno. Dovete prendere il bigliettino, è tutto automatizzato. Avete capito?
E se solo io? Non significa niente, perché io ho fatto il corso di aggiornamento a Mestre. 3 ore di macchina per il senso del dovere. Prendete il bigliettino. Sta qua. Chi siete? Che le prime? Ah, non vi ho riconosciuto. Perché ha incontrato un barbiere, ma ci fa tanti miei capelli, mi ha tagliato. Sentite, c'ho la macchina in doppia fila, una cosa. Allora devi fare denuncia con macchina in doppia fila. È tutto automatizzato, carissimo collega, non è colpa mia. Io ho fatto il corso di aggiornamento a Mestre. 4 ore di macchina per amore nei confronti dell'Italia. Ti sparagnavo sì, 4 ore di macchina. Senti, salve. Ecco qua. Mi dica, cosa è successo? Niente, mi hanno. Esplicatevi. Niente, mi hanno fatto un furto nell'appartamento. Mi dispiace, è diventata una cosa vergognosa. Oggi come oggi, non c'è rispetto nei confronti del cittadino. Sì. Prima si dormiva con la porta. Mi sono venuto a sfogare. Ora le parole con forza. Pensavo che volevate, ecco, un conforto, un sostegno. L'ho pagato mamma. Ah, vabbè. Facciamo questa denuncia, un allora, piacere. Allora, che vogliamo fare? La vogliamo fare la denuncia? Che dite? Ma no, io sono il camion di caro, commissariato. Allora per... schiacciate il bigliettino, visita bar. Di cortesia. Ma quale visita di cortesia? Ah, per cortesia sono venuto a fare una denuncia perché mi hanno svaleggiato casa. E la casa era la vostra? No. Era un signore a fianco. Scusi, sei impegnato, ci fai io posso usare. È normale che era la mia. Sembrano domande banali, ma è tutto automatizzato. Questo è intelligente. Io ho fatto il corso di aggiornamento a Mestre, carissimo collega. 5 ore di macchina. Sarà montano, allora. Per amore dell'Europa. Mi dica, allora, l'hanno rubato a casa, no? Sì. Lei mi ha detto, ora dobbiamo procedere con un processo identificativo IA. Sono dati che processi noi... IA è diciamo, è ultima tecnologia Android 2.2, è tutto automatizzato, capite? Quindi dovete identificarvici, voi vi dovete identificare a me. Allora, non guardate me, guardate il labiale, non guardate me, guardate il labiale. Lei come si chiama? Non guardate me. Guardate il labiale, lei non guardate me, guardate la lei come guarda si chiama? Guarda a me, guarda il labiale. A te chi cazzo sta a me che sono questi capiti? Guarda il labiale, guarda a me, a tuo labiale. È tutto carissimo collega. Io ho fatto il corso di aggiornamento a Mestre, 6 ore di macchina per amore nei confronti della NATO. Non mi sa accapputtava mai. Lei adesso le do questo vocale, mi deve immettere il suo nome all'interno del procedimento Android. Ha qualcosa da dire? Vuole fare qualcosa? Ma perché vado a fare un'intervista? No, lei deve dire il suo nome. È tutto automatizzato. Ciro Ceruti. Nome non valido. Mi dispiace, non ha un altro nome. Mi dispiace veramente. Ritenti. Ma voi venne assunto direttamente o avete fatto proprio un concorso per venire a... Ritenti, non demorda. Ritendo? No, ritenti, non demorda. Ritendo. Ciro Ceruti. Ha detto Bartolomeo Esposito? Vabbè, parente chi si cadì. Io metto Bartolomeo Esposito. Ma che Bartolomeo Esposito? Ma l'ha preso, non riesco. Come l'ha pigliato? Io sono Ciro Ceruti. Ma è la stessa cosa, che facciamo? Allora metto denuncia anonima, che dite? Solitamente si fa la denuncia contro gli anonimi, non chi fa la denuncia è anonimo. Era una richiesta legittima, faccio così. Mettiamo denuncia così. Un'altra domanda. Sì. Mi può descrivere, ha notato qualche circostanza, un elemento, qualcosa che sì, le sì, mi hanno rubato in particolare una cosa che ci tenevo, un televisore appena comprato, 60 pollici, sì, con un rigo bianco intorno al televisore, poi un LED molto forte e poi avevo un telecomando con un solo tasto multifunzione. E può essere un pochino più preciso? Tipo un morico tanto buono di televisore. Faccio descrizione approssimativa. Anda capo, vai.
Carissimo, io ho fatto il corso di aggiornamento. Tu sparagnavo. Sette ore di macchina per l'amore nei confronti dell'Italia, capisce? Io metto questi dati così. Qualche altra cosa da dire? Hanno dato qualche cosa? Diciamo, c'è qualcosa che è successo, un accadimento sì, curioso? Sì, sì, c'è il ladro che ha perso questo coso qua, un portachiavi. Scrivo portachiavi a forma di mammut. No, è un unicorno, qua mammut. Mammut, ne sono animali bipedi anfibi, uguali, la stessa cosa. O più. La cosa vola a volare, tengo l'obbligo di firma. Ha più biglietto, io. E che lo prendo a fare, siamo da soli. Magari l'Android punto 2.0, sono malo solo per me. Compa, ma che fa? Ehi, stia calma, bello. Oh, e piglio il biglietto, reazione impulsiva, ti sputo in faccia, capì? E dai. Questo un attimo, cortesia. Ma mi sa, io comunque sarei qua, Io sarei qua perché io avrei obbligo di firma, io firmare, poi dopo andare perché io a fare, devo andare a fare. Ma perché parlo come Koulibaly? Bene. Lei si deve identificare perché sennò io non posso mettere i dati all'interno del computer. Qua dentro? Dovete parlare qua. Sì, sì. La mamma ci fa una canzone. Allora, io chiamare Pasquale De Rosa. Nome valido, procedura d'uscita. Allora, noi i dati li abbiamo messi, l'algoritmo l'abbiamo impostato, la procedura l'abbiamo inviata. Dobbiamo aspettare qualche minuto e arriva la denuncia bella calda calda. Ah, un bisfugliatello. Sentite, ma abbiate pazienza, vado di fretta. Scusate un attimo, cortesia. Ma mi sa, comunque volevo chiedervi scusi se ho fatto tardi, però sapete com'è? Sono andato a casa di un mio amico, no? L'ha citato proprio perché non stava tanto bene. Vottami, tira a te, ho perduto le chiavi e non ho potuto rientrare a casa. Okay. E sono rimasto male perché ci potuto dire ciao, che tenevano una porta chiave vicino, a forma di unicorno. Sono rimasto proprio male, sono rimasto. Omario. Non è lui. Come non è lui? Non è lui. Hai tu Omario. Se abbiamo un portacorno che ha detto. Porta chiave a forma di unicorno. A noi abbiamo a forma di mammut. No, sono è capa due animali diversi. È in capa che è mammut, chi sei unicorno? Sono due animali diversi. Io ho fatto il corso di aggiornamento. E mi di stiamo parlando di una persona che ha fatto. Ha detto Adolf Bruciaga. Vedete? Bella buona parte chi sei. Se lei fa una domanda, il computer reagisce. A cave cazzo, ma reagisce. Qua, frate. Però hai perso, signore? Stai facendo un burdello, stai facendo una televisione a schermo piatto con un rigo bianco rindelato. Poi c'avevi un telecomando con una cosa a fuoco multifunzione. E poi te ne facevi il letto che ti appicciava proprio la faccia, ti appicciava. Ah, come sono, Ace? Non è lui! Non è lui! Non abbiamo la certezza che sia lui! E che te la fuoco? Serve mentre se lo fottevo, non ci capivo! È lui! Non è lui! Se vogliamo utilizzare il sistema di intelligenza artificiale ha una profilazione che incrociamo il Dante Caso con la Vente Caso e abbiamo una certezza del 99,9% per l'individuazione del colpevole. Sì! Ma non ci capito niente, allora, niente. Mettiamo il suo nome, Bartolomeo. Ma non è Bartolomeo il mio nome? In possesso del signor Paco De Rosi. Incrociamo ed esce immediatamente l'identikit. Come vedete, benvenuto! Chi senti chi te? Uno con un gilet pecore e con una scozzese. Questa è matematica, sì! Ma rompigli una così, non esiste, un capelcio sciamerissimo, per cortesia! Buonasera, sono venuto per fare il nuovo patente. Non è il momento? Non è un Mario. Non è un Mario. Oh, me merda, vieni con me! Non è un Mario. Oh, me merda! Bartolomeo, che mi faccio? Mi fa su cavallo di torna. O faccio cavallo di torna, non so Bartolomeo. Anzi, Bartolomeo. Non so Bartolomeo. Bartolomeo. Quando direi, ma non so Bartolomeo. Allora, faccio per la televisione 100 euro. Perché la cosa mi lega. Oggi curve, a catana, buste latte o computer e piccia. Oh sì, no, non so può fare. Stiamo scendendo. Senza internet, rinvecchiamento, vai a farmi.
Snap, senza nulla a pretendere. Arrivederci da D'Amico, il verde che ci unisce. Playtime, buoni sempre, buoni da sempre. Caffè Moreno, il vero espresso napoletano. Carpisa, borse, valigie e accessori. Yamamai, per chi si ama. Giorgia e Jones, semplicemente donna. Queen's Chips, le più buone del reame. NEA, Innovative Tourism. Keio, stile senza tempo. AP Trico System, per la salute e la bellezza dei tuoi capelli. Security Service, la tua sicurezza ai nostri occhi. Aiesi, produzione e distribuzione dispositivi medici. Auto per tutti, nuove e usate.